Buonasera, grazie a tutti di essere qui, grazie di essere numerosi. Come sapete questa serata è dedicata al Gatini, l'ospedale dei bambini, è dedicato ai familiari dei bambini, a tutte le maestranze, agli infermieri, medici, ricercatori, tutti coloro che si occupano del Gatini e soprattutto a tutti coloro che purtroppo stasera non possono essere qui perché o sono ricoverati o stanno lavorando. E il nostro applauso va a loro. Siamo contenti perché ancora una volta la città si stringe intorno al nostro istituto che ha sempre bisogno di essere così nel cuore della gente. Oggi ancora una volta c'è, speriamo anche di raccogliere un po' di fondi, ma soprattutto ci fa piacere poter essere così nell'attenzione delle persone in una giornata così importante, fra l'altro a pochi giorni dalla venuta del Papa, che devo dire che è un altro degli aspetti che veramente ci fanno sentire oggi molto molto contenti e molto impegnati. Abbiamo una realtà nella nostra città, nella nostra regione, un'eccellenza non solo genovese, non solo ligure, ma addirittura nazionale. I Gaslini lo conoscono in tutta Italia. E per uno che vive a Genova è anche un motivo, per chi ha dei figli, è anche un motivo di relax sapere che c'è questa struttura in questa città. Quindi io come attore, quando si può ovviamente, facciamo una vita appassionante, insomma sono molto fortunato da questo punto di vista ed è bello restituire qualcosa quando queste tipo di realtà chiamano. E serata meravigliosa con Pierino il Lupo di Prokofiev, con l'orchestra di Carlo Felice, il maestro Bruzzone, è sempre molto divertente. Pierino il Lupo è straordinario dal punto di vista musicale, evocativo in modo incredibile, appena la gente sente come vengono rappresentati gli animali o gli strumenti è sempre un momento magico. Delle funzioni del teatro, noi siamo un servizio pubblico, non va mai dimenticato, è un elemento di aggregazione della vita cittadina, quindi un'iniziativa come questa che sostiene il Gaslini e lo fa con uno spettacolo costruito per i bambini, ipernoto, ci fa piacere poterlo fare noi, poterlo ospitare. Ci sembra che sottolinei il ruolo di questo teatro in questa città. Io sono dell'opinione che quasi tutti gli eventi importanti di Genova dovrebbero avvenire in questo teatro. A Bologna si nasce con una disgrazia. C'è chi nasce con un fischio, chi con due, io